esperienza. Una persona può non avere 6 mesi, massimo un anno di tempo, dopo non ci deve rimanere il centro. Se è rimasto, la prefettura mi deve chiedere perché questa persona non ha trovato niente. E la prefettura te lo chiede? No, non lo chiede. A parlare è Tito Anizuzaman, presidente dell'Associazione Bangladesh di Arezzo, in merito alla gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo, che porta nella provincia aretina circa 20 milioni di euro di fondi europei all'anno. Loro di migranti ne accolgono 40, ma non ci stanno ad essere accomunati a coloro che considerano questa attività un business. Il significa di accoglienza vuol avere un obiettivo ben preciso. Ci sono stato tempo fa di 20 bengalesi del nostro centro, Associazione Cultura del Bangladesh. Se andiamo a vedere carta, sono entro 6 mesi, 7 mesi, massimo un anno, sono usciti tutti. Con un lavoro. Un argomento che si intreccia per forza di cose con i fatti di Saione di questo agosto rovente. La media di permanenza di queste persone, molte provenienti dall'Africa, è di circa 2 anni, un tempo lunghissimo durante il quale le attività da svolgere sono poche, per non dire nulle. Ed è indubbiamente questo il buco da riempire per evitare con ogni mezzo possibile che questo tempo diventi facile preda per la malavita. Ho fatto la domanda d'asilo politico. Da quanto tempo sei ad Arezzo? Sono ad Arezzo 1 anno e 6 mesi. Caspita. Eh sì, tanto. Come mai ancora non hai risposta? No, ho fatto la prima volta la commissione e ho avuto un negativo, poi sto aspettando il ricorso. E cosa si fa in 1 anno e mezzo ad Arezzo? Vado a scuola a imparare la lingua italiana e poi cerco lavoro. Tutto il giorno, come occupi il tuo tempo? Tutto il giorno, a volte rimano a casa e poi a volte faccio un giro con gli amici ad Arezzo. Dipende dalla cooperativa. In quale cooperativa? Del Coine. Hanno detto che dobbiamo iniziare a fare le prove di quello che vogliamo fare. Cioè? Io voglio essere cuoco. Devi fare un corso, lo sai già fare? Sì, io so già fare, ma devo fare ancora, come si chiama, stage. Siamo venuti per chiedere l'asilo, perché abbiamo avuto il problema nel nostro paese e quindi dobbiamo essere calma, tranquillo, dobbiamo aspettare la risposta, capisci la risposta, perché parlo francese, non parlo bene l'italiano. E noi siamo arrivati qua perché abbiamo avuto un problema nel nostro paese. Siamo qui per richiedere l'asilo. E se non vogliamo ritornare nel nostro paese, dobbiamo rispettare la legge italiana.